Cari amici e compagni di viaggio, benvenuti nell'ultimo episodio del nostro viaggio in camper in Montenegro. Dopo aver visitato il parco del Durmitor, l'altra tappa obbligatoria è alle bocche di Cattaro, che sono praticamente dei fiordi, il più profondo fiordo dell'Europa meridionale. Sembra davvero di essere in Norvegia, sono una vera gemma della costiera del Montenegro. Prendono il nome dalla città di Cattaro, da non confondere con il catarro che, come potete sentire dalla mia voce, sgorga a fiumi dato che è un raffreddore pazzesco. Troppo turismo. Qui dovrebbe essere vietata la balneazione, che sei nel porto e ho sporco, scusa. C'è anche detto. C'è la spiaggia e potete fare il bagno gratuitamente. Fatelo te il bagno lì in mezzo. 23 euro spesi male qua, però sì, questo c'è. Buttati proprio via. Dato che è quasi sera, abbiamo deciso comunque di fermarci in questo parcheggio al costo di 23 euro, ma molto comodo per visitare la città di Cattaro. Che non vedo dove metto i piedi, c'è due luci, anche due candele, eh. Cattaro o Kotor, in montenegrino, è la seconda destinazione più ricercata dai viaggiatori lungo la costa montenegrina ed è facile comprenderne le ragioni. Ovviamente è un patrimonio UNESCO dal 1979 e merita assolutamente di essere visitata. Il Medioevo fu un periodo di ricchezza e crescita per Cattaro, in particolare sotto la Repubblica di Venezia dal 14 alla fine del 18 secolo. I veneziani fortificarono la città con imponenti mura che si arrampicavano sui ripidi fianchi della montagna. Esse rimangono a testimonianza dell'importanza strategica e commerciale di Cattaro. E finisce che ci sediamo in un pub, proprio bello, bello grezzo. Pub, classico pub inglese, così con i tavoli di legno sporchi, sai, no? Cioè, c'erano vari ristorantini, locali carini, cocktail bar, jazz club, musica, robe. Ci siamo seduti nel pub, più fuori dalle mura, cioè nelle mura, ma verso l'uscita, sembrava quello più alla buona. Con dei prezzi di birra da 33 normalissima, dai 10 euro in su. Ce n'erano alcune che costavano anche 35 euro una bottiglia da 33. 80 grammi di noccioline, 4,50 euro. 4 patatine, 5 euro. Ma patatine quelle del sacchetto. Il sacchetto. 5 euro. La cosa che costava meno era una Guinness alla spina da 20 centilitri, cioè tipo così. Costava 7,50 euro. Scusa, però vabbè, tutto. Già ci siamo presi l'inculata del parcheggio camper, che è un parcheggio, non è un'area sosta. Regalare i soldi così. Per una birretta non ha senso, cioè non è che siamo, che ne so, a New York o chissà dove, cioè siamo a Kotor. I prezzi qui sono totalmente sproporzionati rispetto a quello, sia dove sei e a cosa offrono. Io sono stata a New York sul rooftop di un grattacielo in piena Manhattan, mi ricordo, sì, sono passati una decina d'anni, però un cocktail ho pagato 12 dollari, cioè a New York, un non cocktail, a poi non una birretta, sì. Cioè, vabbè, ma anche solo a Milano, cioè a Milano vai a berti una birra al bar anche in centro, comunque costa 6-7 euro, come certo, dappertutto. Come se da noi ad Asti ti facessimo pagare un bicchiere di Barbero di Asti, di OCG, 15 euro, cioè, che ci starebbe tutto, perché rispetto a una birra, il vino è un'altra lavorazione, c'è un'altra roba. Vabbè, giusto per dirvelo, per farvelo presente, che poi magari arrivate qua, prezzo crociera turistica, li trapanano. Coda, wow! E buongiorno, prima di lasciare per sempre il Montenegro e fare ore al confine con la Croazia di Koda, che abbiamo già visto, oggi sarà così. Siamo terrorizzati dal passare di nuovo il confine con la Croazia, dopo l'ultima volta, vabbè, vedremo come andrà. Comunque abbiamo deciso di fermarci e visitare anche il paesino di Perast, o Perast, boh. E poi lasciamo il Montenegro. Il posto è una discarica, che bello. Ma quindi alla fine ti è piaciuto o no questo Montenegro? A me personalmente è piaciuto molto,
è un paese che consiglio di visitare. Adesso, al di là delle polemiche che ci sono state, della spazzatura, ma alla fine in tanti altri paesi abbiamo trovato spazzatura, cioè non è quello. E anche comunque la cortesia delle persone, dei guardiaparco. Diciamo che ci sono state delle polemiche sulla cortesia dei guardiaparco, eccetera, eccetera, però voglio dire, non è l'unico paese dove abbiamo trovato delle persone scortesi, certo. Cioè anche qua in Italia capita. Certo. Poi, ragazzi, noi raccontiamo tutto così a briglie sciolte. E poi non voi stiamo No, voglio dire una cosa, è un vlog quello che facciamo noi, sono video in presa diretta, quindi voi vedete anche le nostre, diciamo, emozioni, reazioni proprio nel momento in cui accadono le cose. Sì, non stiamo a tagliare, quindi a creare, a doppia è normale cosa, che certo. È normale che le reazioni si vedano in modo a caldo. Più cioè a caldo, non c'è niente di fatto per studiato, finta. Esatto. Quindi esatto. Ci sta. Poi noi siamo due persone abbastanza con un carattere molto forte, quindi come avrete penso già capito. Quindi insomma siamo, diciamo che io non sopporto le ingiustizie, non sopporto la maleducazione. Sono due cose che mi fanno andare in bestia. Sì, anch'io sono un pezzo di pane, insomma, chi mi conosce lo sa, però quando una persona mi alza la voce, mi grida in faccia, non ascolta e non vuole ragionare, insomma, non c'è dialogo, perdo un attimino la testa. Comunque, questo per dirvi che tanti di voi ci hanno scritto al video precedente, non andrò mai in Montenegro, no, nel senso, noi invece consigliamo di visitarlo, perché a me personalmente è un paese che è piaciuto molto, non ci siamo stati tanto, perché alla fine siamo stati 7-8 giorni, sì. Però per quello che mi riguarda, paesaggisticamente parlando, l'ho trovato molto molto bello, soprattutto la parte delle montagne, veramente una chicca secondo me. La parte naturalistica è veramente molto bella, particolare. Sì. Anche la parte delle gole di Cattaro comunque è molto bello, sembra quasi un fiordo. Sì, ovviamente è molto sfruttata a livello turistico, mare, come dicevamo l'altra volta, nell'altro video, sono quelle 3-4 cose in Montenegro, ovviamente le sfruttano. A Cattaro hanno investito sicuramente sul turismo delle crociere e quindi anche i costi sono alti per quel tipo di turismo. C'erano tanti americani e gli americani spendono. Sì, però a livello proprio di paese a me è piaciuto. Comunque anche Podgorica nella sua semplicità è una bella capitale, molto verde, molto giovane. Cioè, ma io mi sono sentita bene qui in Montenegro, cosa che per esempio in altri paesi non mi è successa. Quindi ve lo consigliamo e non fatevi spaventare, diciamo, dalle nostre polemiche, perché noi appunto, come diceva Mano, siamo in presa diretta, buttiamo giù tutto, non stiamo a selezionare, a dire solo che bello, wow, è tutto bellissimo. No, poi non è che siamo qua a dire adesso dobbiamo dire questo, dobbiamo dire quello. No, è tutto quello che succede, che vedete, succede tutto realmente nella realtà. Se avete deciso di visitare il Montenegro in un prossimo futuro, vi diamo ancora 4 informazioni pratiche che vi possono essere utili. Prima cosa che abbiamo apprezzato molto è l'offerta telefonica. Lasciamo il link in descrizione se vi dovesse essere utile. L'offerta è molto semplice, avrete 500 giga di traffico dati, quindi per navigare su internet, eccetera, eccetera, a soli 15 euro, un'offerta che vale, mi sembra, 7 giorni. Potete attivare sia le SIM oppure andare in uno dei loro negozi sparsi un po' in tutto il paese e acquistare proprio la SIM. Ci siamo trovati molto bene perché, ripeto, 500 giga, ragazzi, sono veramente tanti. E il prezzo è ottimo. Abbiamo avuto un piccolo problemino nell'attivazione della eSIM sul nostro cellulare, ma siamo andati al centro commerciale, come vi abbiamo fatto vedere. La ragazza è stata super gentile, ci ha aiutato, ci ha risolto il problema, quindi super consigliata. Per quanto riguarda la sosta libera, è consentita, ovviamente non è consentito il campeggio libero. Noi sosta libera non l'abbiamo fatta perché non c'è stata occasione. Ad esempio, al parco del dormitore abbiamo dormito pagando 3 euro al giorno, quindi perché andarsi a cercare la sosta libera lontana e scomoda. Poi siamo stati in un'area sosta la prima notte, abbiamo speso 20 euro, poi c'è stato il parcheggio alle gole di Cattaro, un po' caro, 23 euro al giorno senza alcun tipo di servizio, con la spiaggia che vabbè, non è che fosse... Era orribile, loro la davano per balneabile, però era come fare il bagno al porto di Genova. Per quanto riguarda l'assicurazione del vostro mezzo, camper, van o auto, controllate la carta verde. Nel nostro caso il Montenegro è incluso nell'assicurazione, quindi non abbiamo dovuto fare l'assicurazione aggiuntiva come in Albania.
Abbiamo trovato delle strade molto molto belle e il traffico davvero scorrevole, tranne a Cattaro, dove insomma c'era un po' di ingorgo per entrare in città, però le strade lì erano veramente piccole, c'era molto traffico, però nel complesso strade davvero belle. Per quanto riguarda i costi in generale, che abbiamo sostenuto, cioè carburante e spesa, carburante costa veramente poco, 1,3 circa, non mi ricordo, ma abbiamo fatto il pieno. Invece per quanto riguarda la spesa nei supermercati, l'abbiamo trovata un po' cara, non a livelli della Grecia, ma neanche bassa come in Italia, perché certi prodotti che probabilmente erano di importazione erano un po' cari secondo noi. Però nella norma. Però dai, nella norma. Niente di assurdo. Grazie per essere stati anche con noi in questo video. Siamo arrivati a quota 17.000 su YouTube. È vero. Siamo molto contenti. Oggi. Diteci se il Montenegro potrebbe essere o no nei vostri piani futuri di viaggio. E ci vediamo nel prossimo video, dove saremo in un altro paese. Giusto? Probabilmente sì, perché siamo usciti dal Montenegro. Chissà in che paese saremo. Cosa c'è dopo il Montenegro? Scrivetelo nei commenti. Ciao!